Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento su temi di politica, economia attualità dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi in studio i consiglieri regionali Gianfranco Chiacchieroni, Buonasera. Partito Democratico e Valerio Mancini, Lega Nord. Buonasera a tutti. Con entrambi iniziamo con l'attualità, un momento in cui la politica nazionale tiene banco a Perugia. C'è stata pochi giorni fa la visita del Premier Matteo Renzi, ma sono annunciati anche gli altri Salvini in testa. Mancini saprà tutto di questo. Io voglio cominciare da Gianfranco Chiacchieroni a discutere brevemente dei temi di attualità. C'è un referendum sì o no che incombe, e si sente parlare ormai in questi giorni anche di riforma della legge elettorale. Insomma. Non una ma due rivoluzioni Gianfranco. Che ha detto il Premier Renzi? Ha ribadito le ragioni del sì che naturalmente io condivido, dal superamento del bicameralismo paritario, che è il primo punto, il primo quesito, al secondo quesito la riduzione del Senato da 350 a 100... Eh, membri eh, non, eh, appunto, eh, che vengono delegati dalle autonomie locali in gran parte e quindi pagati le autonomie locali, il risparmio di circa 500 milioni di euro eh, annui, eh, il superamento del CNEL e l'ultimo quesito che è quello della eh, modifica del titolo quinto della Costituzione. C'è stata nel 2001 una riforma del titolo quinto della Costituzione eh, che riguarda appunto eh, le competenze eh, delle regioni e, e questo ha determinato una serie di materie concorrenti, cioè eh, materie che ha competenza, l'esempio più eclatante è quello delle ferrovie regionali, eh, delle ferrovie, dei trasporti e quant'altro, eh, ma anche altre materie, eh, il governo del territorio, commercio e così via, insomma tante... Eh, iniziative in questo senso in capo alle regioni che oggi eh, noi l'abbiamo visto con i testi unici eh, non trovano elementi di composizione se non in un rapporto burocratico eh, fra Stato centrale e regioni. Noi auspicheremmo invece con la modifica del titolo quinto, noi che l'abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo proprio in questi giorni con il riesame di tutti i testi unici, che ci sia un rapporto di confronto, un rapporto di scambio e non un rapporto di censura come adesso. E in questo naturalmente vengono ridiscussi i poteri. Eh, la Corte Costituzionale che ha potere su tutto eh, naturalmente eh, deve invece eh, avere come ausilio anche una Camera, in questo caso il Senato, dove si compongono eh, queste materie che sono appunto le materie concorrenti e trovano un loro appunto, elemento di sintesi fra lo Stato centrale e le regioni. Questo ritengo sia molto importante per le regioni e su questo, proprio per l'esperienza che abbiamo avuto in questi anni, io invito convintamente a votare sì a questi eh, cambiamenti che ci porteranno ad uno Stato più efficiente. E forse invece Valerio Mancini, eh, non gliel'ho ancora chiesto, ma potrebbe sostenere le ragioni del no in una sorta di par condicio, anche se non abbiamo ancora le estremità stringenti di questa legge che poi eh, ci, ci, ci impedirà anche di approfondire in questa sede e in questa trasmissione certe tematiche. Quindi occasione giusta per farlo oggi, Mancini è per il no oppure... <ride> Allora, è evidente che i, i Mancini è per il no perché eh, la posizione diciamo, espressa dalla da Lega sull'operato di Renzi è antica da, dalla sua nomina a Presidente del Consiglio. Eh, sono quello che ha fatto Renzi, quello che diciamo, ha propinato al pubblico e agli elettori italiani, ai cittadini tutti, una riforma al mese che eh, poi adesso andiamo a enunciare, che hanno fatto molti danni e non hanno portato alcun beneficio né istituzionale né economico. È un no che si aggiunge, mi dispiace, per il Consiglio di Chiacchieroni a molti no che sono all'interno del suo partito. Iniziamo qui dalla Regione Umbria, dal dottor Nonché presidente della prima commissione Attilio Solina, solo ha. Eh, diciamo pubblicamente espresso la sua posizione a questa riforma assurda. I eh, conservatori hanno... si No, no, i conservatori sono, sono cittadini che pensano con la loro testa e non con quella di Renzi. E, importanti giornalisti mh, che hanno fatto parte, sono state elette all'interno del Partito Democratico che erano membri della commissione uno per tutto con Radino Mineo che ovviamente l'operazione antidemocratica del signor Renzi ha prontamente tolto e quindi con un atto di forza ha rimosso anche una voce critica che operava all'interno delle commissioni parlamentari per la riforma costituzionale. Eh, questa riforma è stata proposta da due grandi diciamo uh, grandi team uh, di quello che è un disastro economico non uh, ricordiamo che il decreto è stato proposto anche da uh, Maria Elena Boschi eh, figlia di quella Boschi che molti diciamo risparmiatori umbri per un il crack uh, delle banche Etruria hanno ben chiaro nelle orecchie questa è un po' la linea di potere che sta dietro a questo decreto eh, Viene fatto eh, per primo passare che si risparmiano eh, risorse. Eh, certo, alcune risorse, non tutte quelle che dice il PD, 500 milioni, è tutto falso, lo hanno illustrato importanti costituzionalisti. Quello che invece è vero è che viene tolta la democrazia. Eh, noi and andremo a, a eleggere 100, esattamente 95 senatori, di cui... 74 estratti dai consigli regionali dove c'è una tradizione in Italia di predominanza del partito democratico, 21 saranno sindaci che non è ben chiaro come vengono diciamo, nominati e poi 5 ci pensa il Presidente della Repubblica che è evidente che anch'essa poi è emanazione fino adesso sempre di un partito. Di riferimento che è il Partito Democratico. Quindi abbiamo una distorsione dell'equilibrio dei poteri. Non è vero che viene semplificato, l'hanno ricordato in lungo e largo, ripeto, non solo una minoranza del PD, ma importanti e autorevoli esponenti della Corte Costituzionale. Eh, tempo fa c'è stato un dibattito in tv eh, dove il Premier Renzi non ha consentito. Alla, alla, al Zebre, Zebreschi, se mi pare <ride> Zebreschi, scusi il nome è un po' difficile da pronunciare, però infatti lui dice: beh, moltiplichiamo eh, le attuali due fonti legislative, anzi tre considerando i del governo a, a, mh, di esercitare, diciamo, eh, la forma del, di promuovere leggi, quindi si, si passa da 3 a 10. Ma eh, qual è eh, le finte riforme di Renzi? Questa sarebbe una che poi non producono sarebbe un altro, non producono risultato. Le province, se i cittadini umbri vogliono venire in Piazza Italia, lì davanti, davanti a questo palazzo, accanto alla prefettura, c'è le province. Renzi aveva annunciato che non ci sarebbero state più le province, c'è ancora il presidente della provincia, ci sono i consiglieri provinciali, quello che non ci sono i servizi che dovrebbe fare la provincia, ma non ci sono stati tagli delle spese. Quindi il risultato, noi oggi abbiamo la viabilità umbra un disastrata e poi abbiamo comunque i costi che sono rimasti tale e quali. Queste sono le grandi riforme. Non è vero che si semplifica la fonte esilativa, perché ricordiamo che la legge Fornero, eh, votata in tre minuti, che ha distrutto un'intera generazione, è stata fatta in tre giorni, il job Act è stato fatto alla stessa maniera in una velocità eh, siderale, l'articolo 18, eh, le unioni civili anche quella è stata fatta, quindi non è vero che il, il bicarismo perfetto eh, crea problemi, si tratta solo Solo, diciamo di migliorare, se si parlava eventualmente di ridurre i costi, lo hanno fatto alcune regioni dell'Umbria. Lo ha fatto, ha risparmiato tagliando 10 consigli regionali, riducendo praticamente i vitalizi che non ci sono più. Quindi i costi si possono risparmiare senza rinunciare alla democrazia. Mancini è un fiume in piena. Eh, consigliere Chiacchieroni, la sua tesi presentata molto bene, è stata un po' smontata. Vedevo non che lei, lei, non non era, lei non era. Non c'è nessun argomento d'accordo. Con le cose che io ho detto che sono state messe in discussione dal collega assolutamente nessuno. Ha fatto una panoramica mm. più ampia: Vabbè, lui, lui parla Mancini. di politica, io ho parlato del referendum, è un'altra cosa. Va bene, va bene. Ha approvato dunque questo argomento sul referendum, discusso da entrambi i consiglieri, passo alle questioni diciamo, più localistiche, più eh, regionali. Allora, la Regione, posso dire, forse ha superato l'emergenza terremoto, perché siamo in una fase diversa adesso della prima emergenza, e le due commissioni, due commissioni consigliari di Palazzo Cesaroni sono andate eh, sul loco, hanno avuto incontri con eh, i sindaci, c'è anche un'attività di sostegno da parte della Regione. Ecco, spieghiamo qual è il ruolo eh, dell'ente eh, Regione della Regione dell'Assemblea Legislativa in questo frangente, in questa fase, insomma, la fase che è successiva al primo aiuto alle popolazioni Terremotate perché ricordiamo anche in Umbria, pur eh, non avendo avuto le vittime della vicina, delle vicine regioni, anche in Umbria la situazione è abbastanza seria. Sì, diciamo che il processo di ricostruzione de, successivo al sisma del 79 e eh, a quello del 97 eh, ha, è stato un processo positivo che ha evitato eh, decessi, ha evitato appunto feriti, coinvolgimento di persone. Per cui questo è un dato di partenza quando parliamo di sisma. Naturalmente le scosse, i danni ci sono stati, sono evidenti, sono forti e hanno prodotto appunto un grave trauma nelle popolazioni della Valnerina, un danno che colpisce il tessuto economico di quel territorio, economico e sociale, che si basa soprattutto sul turismo. Eh, e quindi, questo è uno degli elementi e anche i danni strutturali: eh, non vi sono più appunto eh, luoghi di culto, chiese agibili, sono tantissimi danni. La viabilità è ancora interrotta in alcuni tratti, soprattutto eh, fra Norcia e Castelluccio, <coughs> quindi, e le strutture anche le strutture produttive. Case, opifici, case coloniche, stalle e così via sono gravemente lesionate. Quindi c'è un grande lavoro da fare. La giunta regionale ha subito fatto eh, un, degli atti importanti eh, di intervento, ossia per eh, attivare forme straordinarie, attraverso l'uso di PSR, attraverso l'uso dei fondi eh, della regione a disposizione e eh, naturalmente eh, con il pieno coinvolgimento della protezione civile nazionale si è dato ricovero a tutte quelle persone che avevano perso eh, la, la propria abitazione in quanto resa inagibile dal terremoto, dal sisma e si sono eh, istituite appunto le tende eh, chi vicino casa nella, nella situazione dei coltivatori, degli allevatori che. Ripeto, l'agricoltura nella Valnerina è una delle fonti primarie di reddito e di occupazione. E poi le tendopoli per quelle comunità di San Pellegrino, che è una frazione di Norcia, di Norcia stessa e così via. Quindi questo è stato il primo elemento di emergenza. Successivamente il gruppo del PD insieme con il gruppo del PSI, la maggioranza, ha chiesto un... Consiglio regionale straordinario che si è tenuto con il consenso di tutti e abbiamo convocato anche la riunione delle commissioni in loco eh, nella sede del Com di Norcia e lì ci sono stati molto, molti contributi importanti che sono stati poi riassunti nel documento approvato a larghissima maggioranza, eh, abbiamo lavorato insieme al consigliere Mancini con tanti consiglieri, abbiamo raccolto tutte delle proposte, i progetti, le istanze che appunto poi sono espressione della società e della gente di Norcia e della Valnerina e abbiamo fatto un documento appunto, che è la base per l'operatività della ricostruzione dopo il sisma Valnerina. Adesso attendiamo il decreto che il governo nazionale sta mettendo a punto insieme al commissario Errani e con il Consiglio dei Ministri successivamente come Consiglio regionale dovremmo lavorare molto per eh, dare la lettura locale umbra eh, a questo decreto, come abbiamo fatto per terremoti precedenti, per i sismi appunto gli eventi sismici eh, precedenti nei quali eh, la regione il Consiglio regionale insieme con la giunta ha messo a punto una proposta di legge eh, che prevede la ricostruzione, eh, sia ricostruzione immediata appunto, delle piccole entità e anche la ricostruzione pesante. E su questo eh, vedremo tutto il Consiglio regionale impegnato. La soddisfazione mia personale, ma penso anche del Consigliere Mancini, è quella di aver eh, appunto, avuto un eh, atteggiamento di grande convergenza e di consenso intorno alle cose da fare. E questo ha portato a questo documento importante, che è un patrimonio di tutti, e anche ad una solidarietà vera nei confronti delle popolazioni. Possiamo anche sottolineare, infatti, che su questo, su un evento come il terremoto e sulle conseguenze, c'è cioè una linea bipartisan. È stata evitata la polemica politica e avete un, prodotto... Un effetto importante, ciò che dice lei, ha avuto un effetto importante anche in tutta la società regionale. Nella giornata di ieri si sono tenute decine ma tante incontri, iniziative di solidarietà nei confronti delle associazioni che hanno prodotto... Eh, no? spaghetti alla matriciana, altre iniziative e così via di raccolta fondi, ne ho partecipata a due, ieri eh, c'è stata un, una scuola di acconciatura ehm, qui a Perugia che addirittura ha tenuto aperto eh, il, il proprio laboratorio e il, ha devoluto gli incassi alle popolazioni colpite dal terremoto, eravamo presenti io e il sindaco di Perugia a testimoniare appunto l'importanza di questa iniziativa e questo su tutto il territorio regionale io penso che abbia prodotto anche un atteggiamento molto unitario e abbia prodotto un risultato di rimbalzo di queste iniziative di solidarietà che ha pervaso tutti e di questo ce ne estremo bisogno in un momento in cui c'è conflitto su tante cose proprio esprime solidarietà verso le nostre popolazioni, è un atto importante che fa crescere tutta la società Umbra. Ecco, Chiacchieroni ha parlato, Mancini, di un atto che praticamente ha visto la convergenza anche dei vostri due partiti. Cioè, eh, di che cosa si tratta? Vero che lei ce l'ha proprio... In, lo facciamo vedere a, lo so. ai concittadini. Un anche documento... perché non so quanti ce ne saranno firmati da lei e Chiacchieroni insieme anche in futuro, Manolo. mi auguro di sì. <ride> allora... Eh, facciamo e... i qui si siamo d'accordo. Già qui non siamo d'accordo, diciamo le cose da punti di vista diversi. Il consigliere di Chiacchieroni mi deve riconoscere, ma la, la stessa cosa vale per lui, e la mia onestà intellettuale quando si tratta di fare le cose per i cittadini. Siamo qui apposta, ci hanno eletto, ci hanno mandato in questi importanti ruoli per fare le cose. E ricordo che il primo atto qui in Assemblea legislativa è proprio stato insieme al consigliere Chiacchierone sull'FCU, era il 13 di luglio del 2015, eh, un importante esponente del PD che si unisce a un, a un legittimo rappresentante della Lega Nord, il principale rappresentante dal punto di vista del centrodestra, che fa un atto per tutelare una risorsa della nostra regione. Fu una cosa che fu attenzionata anche da qualche giornale, fu notata. Eh, io non parto mai da eh, presupposti ideologici quando ci sono le cose da fare. Sui principi si discute, punti di vista, la società, la famiglia, l'immigrazione, ma sulla sostanza siamo ben allineati. Lo abbiamo fatto insieme nella commissione che è avvenuta la prima settimana a Norcia, ho espresso i miei punti, cioè quelli della Lega Nord, per quanto riguardava l'iniziativa di redare un documento condiviso da tutte le forze eh, diciamo, politiche che erano presenti, ripeto, prima e seconda Commissione Norcia, questo documento il capogruppo del PD lo ha incluso in un altro suo atto, quindi è stato completamente accolto e lo ringrazio perché comunque è un atto eh, che riconosce un buon lavoro e io altrettanto eh, mi, eh, mi affianco a quanto ha detto prima il consigliere Chiacchieroni. In quella, cioè, siamo accanto agli Umbra, intanto è bene che si sappia, tutte le forze politiche hanno fatto i sopralluoghi non immediatamente all'evento, ma abbiamo lasciato ai vigili del fuoco, alla protezione civile fare il suo lavoro, ma andando dopo abbiamo potuto, eh, e qui lo posso asserire tranquillamente, potuto capire che la nostra comunità Umbra è una comunità forte, si è espresso un legame tra i territori, le varie forze dell'ordine, le varie istituzioni, e questo dimostra che siamo una comunità legata e questo è un fatto importante, va detto, i cittadini sono sentiti diciamo, um, sostenuti. Da tutte, dai vigili del, del fuoco, da, ripeto protezione civile e da tutta la macchina regionale che ha, ha diciamo, messo insieme i soccorsi. Questo è un fatto positivo, va detto. Poi è chiaro, ci sono adesso le difficoltà eh, delle case di legno, dove dormire, allontanarsi dai luoghi e purtroppo questo è, è un fatto. Però tutto quello eh, che era giusto fare è stato fatto. E in quel documento ha eh, portato l'attenzione il 13, eh, votato da tutte le forze politiche il 13 di. Eh, di settembre, io ho, in particolare ho fatto ehm, evidenziare la necessità di includere una, una postilla che si chiama fascicolo del fabbricato, cioè tutti gli edifici pubblici eh, o quelli privati ad uso pubblico, quindi evidente le scuole per primo, ma anche gli ospedali, eh, dovrebbero e dovranno avere una specie di carta d'identità eh, che eh, praticamente eh, identifica l'anno di costruzione. I lavori fatti, eh, l'importo di questi lavori, quindi la stazione appaltante e ovviamente la tipologia di lavori per certificarne ovviamente tutti gli aspetti tecnici, compresa la più importante, la resistenza statica. Che non vuol dire che un edificio non si lesiona, ma magari garantisce che non crolla, cioè lo scopo è quello perché. Io penso che gli eventi sismici che colpiranno purtroppo l'Italia, lo hanno detto i geologi in lungo e in largo, ce l'hanno raccontato, cioè è, è un fenomeno questo sismico che è in divenire e che ha raggiunto una, diciamo, una costanza che non è normale, quindi fa presagire che questa, eh, diciamo, questa sismicità è continua, quindi bisogna organizzarsi. Quindi, iniziando da quello che è il pregresso, ma anche dal nuovo, iniziare a dare alle nostre case, iniziando ovviamente dal pubblico, una specie di sostanza anche giuridica e tecnica che garantisce le persone che eh, accedono in quei luoghi e, soprattutto, stimola nuove tecniche di costruzione. Poi, bisogna di dirlo: eh, è evidente che i 142 eh, secondi di sisma eh, mettono a dura prova qualsiasi tipo di struttura. Bene, questo dunque è dunque il contenuto del documento sul quale c'è stato accordo centrodestra-centrosinistra, pochi minuti e quindi vi chiedo consiglieri risposte più brevi. Ho sotto gli occhi un paio di atti, uno del PD e uno della Lega. Eh, quello del PD è una mozione che riguarda la viabilità di raccordo tra il nuovo svincolo di Madonna del Piano e l'area di Sant'Andrea delle Fratte e Polo Ospedaliero. Perché questa proposta a chiacchieroni, quindi per risolvere il nodo di Perugia almeno in parte? Certo, eh, l'apertura eh, del tratto eh, della quattro corsie Foligno-Civitanova e eh, della strada eh, Perugia-Ancona, quattro eh, corsie fino a Osteria del Gatto, poi i lavori stanno continuando, quindi avremo a breve la quattro corsie eh, da Perugia ad Ancona, quindi raggiungibile in poco più di un'ora stessa città d'Ancona, il porto, naturalmente accrescerà il traffico su Perugia, eh, sull'area e lo svincolo di Ponte San Giovanni e sarà eh, molto difficile penetrare, a prescindere dalla questione dei lavori in corso che ci sono in queste settimane, però sarà molto difficile appunto raggiungere Perugia, bypassare eh, la città di Perugia eh, nella... Eh, appunto eh, salendo dalla E45 e quindi eh, in direzione appunto, Firenze, in direzione anche dei grandi servizi che ormai Perugia ha nella zona sud, eh, l'ospedale regionale, eh, la stessa azienda dei trasporti, insomma, si sono concentrati in quell'area una grande quantità di servizi e i cittadini eh, si recano la mattina in questa parte della città, per cui una variante che collegasse la zona di, della, di Madonna del Piano con l'area eh, del Silvestrini, eh, dell'ospedale regionale, eh, sarebbe appunto eh, una struttura che decongestionerebbe molto il nodo di Perugia. Di questo ce n'è estremo bisogno, pensiamo, è un progetto che è stato presentato al governo nel decennio passato e che va ripresentato. Noi con questa mozione intendiamo porre all'ordine del giorno questa importantissima struttura che chiede soprattutto la città di Perugia e che appunto è in prospettiva un'arteria vitale per il nostro capoluogo e per tutto il il traffico che passa attraverso l'Umbria, questo eh, non è un solo fatto eh, regionale, ma eh, diventa una struttura di carattere nazionale per le implicazioni che comporta. Di questo io ne sono estremamente convinto, tant'è vero che l'abbiamo riproposta proprio il giorno stesso in cui abbiamo aperto eh, la strada, la quattro corsie Foligno-Civitanova. E su questo appunto siamo impegnati, impegneremo... Tutti i parlamentari umbri a portare avanti questo progetto e spero che ci sia convergenza. Noi abbiamo accolto appunto una richiesta di incontro e di accelerazione dei lavori di manutenzione che è stata presentata dal consigliere Squarta e l'abbiamo condiviso tutti insieme nell'ambito dell'assemblea legislativa dell'Umbria e su questo spero che ci sia altrettanta convergenza. Ma gli interessi appunto sono talmente evidenti eh, di tutta la popolazione, di tutti gli automobilisti della città di Perugia e non solo, che eh, confido in un eh, buon esito di questo atto consigliare. Ultima domanda anche per il consigliere Valerio Mancini, questa volta passiamo a un atto della Lega, un atto che è stato in aula ma è stato rinviato in commissione. Quindi in sostanza se ne parla ancora è una moratoria contro nuove moschee che avete portato all'attenzione dell'Assemblea legislativa. Allora, una, una battaglia che è iniziata... Questo ha a che fare con Città di Castello? No, Umbertide, Umbertide, ah, Umbertide. La sì, moschea sì. di Umbertide che poi in realtà mm. viene chiamata centro culturale, ma di fatto la sua architettura, le sue dimensioni, eh, ma poi anche eh, per quello che è emerso nei vari dibattiti pubblici, tutti la stanno chiamando moschea, iniziando proprio anche dai cittadini di religione musulmana, quindi di fatto è acclarato che quella è una moschea, ma ehm, a diate di questo, noi l'atto qual è? Eh, di arrivare a una moratoria fin tanto che non vengono chiariti i rapporti fra Stato e confessioni religiose, io l'ho detto in tutte le sedi istituzionali, eh, lo potete visionare nel, nel sito del governo, eh, in base all'articolo 8 della Costituzione c'è l'obbligo da parte delle confessioni religiose di instaurare una, un accordo fra confessione religiosa qualsiasi essa sia, quindi mediante un rappresentante e il governo. Questa cosa, l'unica confessione religiosa che non l'ha fatto, non per colpa del governo, ma per colpa delle difficoltà fra le varie correnti, è proprio quella, eh, la religione musulmana. Su questo accordo praticamente mancato si poi eh, sottace tutta una serie di procedure per la concessione diciamo, di questi... Di, per quanto riguarda sia la costituzione di culto, ma anche per quanto riguarda i rapporti sul discorso del matrimonio, e diritti acquisiti, successione, eccetera. Quindi tutto un ragionamento diciamo, di carattere legale. Eh, su questa cosa, finché non è chiarita questa posizione, io chiedo la moratoria, cioè non dico di no, ma chiedo il blocco. Eh, ho espresso perplessità per quanto riguarda, eh, lo domanderemo in commissione, da dove vengono i fondi, si parla di un investimento di 3 milioni di euro. Eh, chiediamo ovviamente dal punto di vista eh, delle procedure se è stato fatto tutto quello che eh, era giusto richiedere ai cittadini, io non ho mai messo in dubbio questo aspetto, quindi è un atto di condivisione fra un'istituzione eh, più elevata che è la Regione e il Comune, per chiarire alcune diciamo, discrasie che sono emerse in tanti dibattiti. Eh, spero che eh, avremo nella Commissione la terza la collaborazione di tutte le forze politiche, perché comunque, ripeto, rimane un atto che non è stato compreso dalla popolazione. Noi, eh, da cittadini Umberti, veniamo continuamente sollecitati, in tal senso. Eh, perché non fare un referendum? Questo lo chiede anche il documento, lo prevede lo statuto del eh, comune di Umberti, e quindi su questo dobbiamo anche eh, muoverci. Bene, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringrazio i consiglieri Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico, Valerio Mancini, Grazie Lega Nord Grazie per essere te. stati oggi ospiti nel settimanale di approfondimento Il Punto. Appuntamento fra una settimana.